gli ospiti ad accomodarsi, a trovare qualche posto ancora a sedere, ovviamente siete tanti e siamo molto contenti. Siamo molto contenti che l'occasione offertaci oggi da Christian Boltanski in dialogo con Monsignor Zuppi abbia giustamente, dal mio punto di vista, richiamato così tanto pubblico, non solo i nostri studenti, non solo i miei colleghi, i nostri docenti, ma tutti coloro che sono interessati ai temi e agli argomenti che affronteremo oggi. Prima di introdurre i nostri ospiti e di iniziare appunto questo dialogo con Christian Boltanski, vorrei partire da ciò che ha dato il via, ha generato questa occasione, direi il capitolo finale del progetto speciale del Comune di Bologna, ideato, realizzato, messo in atto da Christian Boltanski, Anime di luogo in luogo. L'ultimo capitolo era una riproposizione del progetto che nel 1995 Christian Boltanski ha realizzato alla Serpentine Gallery di Londra, Take Me I'm Yours. Da questo siamo partiti, oggi ritorniamo al 7 ottobre 2017 e vorrei proprio partire con una brevissima clip che ci racconta quello che è stato il nostro Take Me I'm Yours. C'era stato quell'evento che è stato per noi un evento molto importante, lo dico come direttore dell'Accademia di Belle Arti, perché quando nel febbraio dell'anno scorso ci venne proposta di partecipare a questo grande progetto speciale, non sapevamo ancora in che forma. C'era l'idea appunto di poter mettere in piedi una ridefinizione che passasse attraverso l'esperienza dell'Accademia di questo straordinario progetto che è stato e che continua ad essere il Take Me I'm Yours. E alla fine, appunto, nell'ottobre dell'anno scorso, realizzato in una calda estate, calda anche perché ovviamente i tempi sono stati strettissimi, e devo dire, riuscire a coinvolgere 226 persone, 226 artisti della nostra Accademia
non è stato facile, ma è stato particolarmente appagante quando abbiamo visto quello che Danilo Ecker, Anna Rossi e lo staff del Mambo hanno poi realizzato nell'ex parcheggio del Giulione. Quindi oggi siamo qui e voglio essere veramente breve perché voglio lasciare lo spazio a chi abbiamo invitato per confrontarsi sul tema dell'arte, della condivisione, della memoria, del trascorrere del tempo, perché Take Me and Yours riassume secondo me magnificamente l'idea che l'arte debba partire e debba arrivare a un concetto, che è quello dello scambio, che è quello in cui non c'è un rapporto gerarchico, ma c'è la possibilità che attraverso questa condivisione e che questo contatto ognuno porti a casa qualcosa. E sicuramente tutti coloro, le centinaia di persone che hanno popolato l'ex parcheggio Giuriolo, hanno portato effettivamente a casa qualcosa, ma hanno lasciato in quello spazio che era stato abbandonato per troppi anni, per decenni, l'occasione di incontrare l'arte di Christian Boltanski, l'arte che partiva appunto da un suo progetto di dispersione amichevole. Ecco, l'idea è che anche oggi, in questa sorta di ideale capitolo conclusivo del nostro progetto, che abbiamo voluto documentare in questa piccola pubblicazione, ma che sostanzialmente è la testimonianza, è l'unica testimonianza tangibile insieme alle immagini che avete visto, che hanno raccontato quell'esperienza, è la testimonianza di quel momento, di quell'evento performativo, collettivo, grande, gioioso, giocoso, come avete potuto vedere da questi frammenti raccontati dal video. Ecco, oggi in questo momento conclusivo del progetto, con l'idea che appunto Take Me and Yours non è un'opera ma è un processo, è un invito a continuare e a vivere in diverse forme, credo che anche oggi questa occasione per noi, questo incontro, questo dialogo sia un altro elemento di dispersione amichevole. Stiamo disperdendo amichevolmente insieme in questo straordinario luogo che è la lavagna della nostra Accademia, lo spirito di quello che deve avere l'arte, la funzione straordinaria dell'arte, che attraverso, come dire, la diffusione del bello ha una fondamentale azione sociale. Ecco, questi sono i temi che abbiamo pensato di mettere, di condividere con voi, con i nostri studenti, con moltissimi degli artisti che hanno partecipato all'esperienza dello scorso ottobre, e quindi sono veramente molto contento e ringrazio veramente tutti di essere qua insieme a noi oggi pomeriggio. Ringrazio anche tutti coloro che si stanno connettendo in diretta sulla nostra pagina Facebook, perché questo incontro sta andando in diretta in streaming su Facebook, e quindi siamo convinti che oltre alle persone qui presenti in carne ed ossa ce ne siano altrettante, forse di più, che staranno aspettando di sentire questo dialogo. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, voglio veramente ringraziarli tutti, a partire da Christian Boltanski, che ci aveva promesso il primo giorno che sarebbe tornato in questa Accademia. È la terza volta che Christian Boltanski è all'Accademia di Belle Arti di Bologna, e come dicevamo prima scherzosamente, visto che gli studenti cambiano di anno in anno, noi confidiamo che ciclicamente, per conoscere i nuovi studenti dell'Accademia, Boltanski ci venga ancora a trovare e sarà ovviamente nostro ospite e artista con il quale fare un pezzo di percorso insieme. Naturalmente ringrazio anche Daria Bonfietti, che in questo lungo dialogo, in questa amicizia che lega l'Accademia, l'associazione di cui è presidente Daria, e Christian Boltanski, quando ci ha suggerito che poteva essere interessante un dialogo sui temi di cui vi ho detto poc'anzi, invitare un signor Zuppi, io ho pensato che fosse veramente un'occasione unica, e quindi ringrazio Monsignor Matteo Maria Zuppi di essere qua con noi a parlare d'arte, a parlare del lavoro proposto e realizzato da Christian Boltanski.
E l'ultimo ringraziamento, ma non ovviamente il meno importante, a Danilo Ecker, che è stato regista impeccabile di tutto il progetto Anime di Luogo in Luogo, ed è stato anche per noi fondamentale coordinatore della mostra, dell'evento al Giurione. Prima di passare la parola a Daria Bonfietti, voglio fare un ringraziamento particolare a Bruna Gambarelli, che è qua con noi, che ha voluto il progetto, ha creduto anche ovviamente al coinvolgimento dell'Accademia, quindi la ringrazio personalmente e particolarmente. Adesso passo veramente la parola a Daria Bonfietti. Sì, grazie. Cercherò di essere brevissima, se ci riesco, perché capisco che insomma è senz'altro meglio, dato che abbiamo l'occasione di avere qui Cristian Boltaschi, sentire le cose che ancora una volta riuscirà a dirci insieme e con un bel confronto con Danilo Ecker e il nostro Monsignor Matteo Zuppi, che non so come ringraziare, è da molto tempo che... Non lo ringraziare, perché non so come fare, hai ragione. No, nel senso che davvero è molto tempo, è già più di un anno o due, che è anch'egli al nostro fianco e ci dà grande forza. E cosa fare, cosa volevo aggiungere io, oltre quello che già ha detto il dottor Fornaroli, che anche noi vogliamo consegnare a Miami Yours questo libretto di poesie a Cristian Boltaschi. Questa è l'occasione, è una cosa che tutti gli anni, più o meno, chi ci conosce, chi ormai ci frequenta al Museo per la Memoria di Ustica lo sa, che facciamo ogni anno, ogni 10 agosto facciamo l'ultima serata delle nostre iniziative, diventa una serata di poesie, curata da Niva Lorenzini da sempre, ringrazio anche lei per la sua presenza, e quest'anno ha voluto essere questo libretto di poesie, per questo lo consegniamo anche a Cristian Boltaschi, un percorso un po' diverso dagli altri anni. Abbiamo scelto, certamente il tema non è nuovo, ma insomma quest'anno il percorso è il viaggio, e il viaggio però partendo dal 10 agosto, dalla rondine che non è tornata, da quel padre che non tornò, da questi 81 nostri concittadini italiani che non sono tornati, ma legandoli altri anche ad altri non arrivi, legandoli anche alle partenze di tante persone che hanno lasciato i loro paesi e che hanno molto spesso terminato il loro viaggio in quel mare, in quell'oscuro mare mediterraneo in questo caso. Ecco, allora questo libretto di poesie, che sono poesie di coloro che invece sono arrivati, coloro che sono scappando dall'Eritrea, dal Mali, ci sono tutti i paesi, dalla Siria, dalla Somalia, sono riusciti ad arrivare in questa nostra terra, sono riusciti ad arrivare a Bologna, fanno anche molte cose, ma sono anche bravi poeti, sanno scrivere, sanno usare il linguaggio dell'arte in questo caso, e hanno arricchito il nostro libretto di poesie quest'anno. Oltre ai loro scritti ci sono, come ben vedete, le opere riprodotte di Cristian Boltaschi, che hanno girato dal giugno dello scorso anno per tutta la nostra città, con gli occhi bellissimi che avete senz'altro visto, billboards in tutte le periferie anche della nostra città, alle bellissime, alla bellissima antologica fatta appunto al Mambo, e infine a temi Yours come alla Lunetta Gamberini, dove un'altra opera che si legava perfettamente al discorso degli immigrati campeggiava in quel prato, in quel bellissimo parco. Ecco, noi volevamo consegnarlo a Cristian Boltaschi, ma come dire, non retoricamente, come si fa quando si consegna a volte un dono e sembra tutta retorica, no, questo non è così, perché è lui che ci ha insegnato a fare memoria in un altro modo, senza usare la retorica, senza usare le frasi, come dire, ammiccanti, soltanto di rivendicazionismo, ci ha insegnato che
fare memoria anche di stragi drammatiche come la nostra, lo si può fare alzando il viso, alzando gli occhi e cercando di usare altri linguaggi dell'arte. I linguaggi dell'arte che ci ha insegnato a usare lui sono appunto questi, quella della voglia di ricordare, di fare memoria, guardando, sentendo e ascoltando anche. Quelle lampadine che voi vedete nel nostro museo, quelle 81 lampadine che non si spengono mai, è, come dire, l'unione, è un'altra delle opere che ci lega al percorso che assieme abbiamo fatto anche al vescovo della nostra città, a Don Matteo Zuppi. È lui che ci ha detto, vedete, quelle lampadine non si spengono mai, non so che messaggio abbia voluto in loro dare con questo loro continuo muoversi Christian Boltanski, ma io so, dice Matteo Zuppi, e questo percorso l'abbiamo fatto assieme appunto anche per quello, che sono un messaggio di speranza, sono un messaggio di dovere e potere continuare assieme anche dopo le tragedie. Questo ci ha unito a queste persone bellissime e spero che stasera tutti riceveremo qualcosa di più di quello che avevamo quando siamo entrati qui. Grazie. A questo punto passo la parola a Danilo Ecker, che come vi dicevo abbiamo pensato sia un po' il punto di raccordo, di moderazione, ma in realtà di scambio di idee con Christian Boltanski e il Monsignor Zuppi. Mi sono dimenticato prima di ringraziare Silvia Spadoni, che ci aiuta nella traduzione simultanea con Christian Boltanski, e quindi veramente la ringrazio di essere qua con noi e di aver lavorato a questo progetto con grande passione. Danilo. Bene, ma io vorrei ripartire dall'ultima tappa di questo percorso, che è appunto Take Me and Yours. È un progetto conclusivo, ma non deve essere colto nella sua particolarità. Questo è stato un evento importante che ha coinvolto l'Accademia, che ha coinvolto gli studenti, che ha coinvolto i docenti, e li ha coinvolti intorno a un grande tema, che è quello della condivisione dell'arte, quindi una riflessione sul significato dell'arte in un momento in cui il mercato si è andato a dominare tutto. In realtà però era e non si poteva sganciare da quello che è stato tutto il progetto Anime di luogo in luogo, cioè un progetto che aveva coinvolto, in qualche modo creato la relazione tra l'opera di Boltanski e la città di Bologna, e tutto il progetto ruotava attorno al grande tema della memoria. Ora, il tema della memoria in realtà tocca inevitabilmente molti degli aspetti, dei linguaggi, dei significati di tutta la poetica di Boltanski, e una delle poetiche, uno degli elementi fondamentale di questa poetica è il rapporto tra la memoria e, chiamiamola, la storia, o meglio la spiritualità della storia, cioè l'idea che attraverso la memoria l'individuo possa raccogliere un elemento intimo, particolare, settoriale di quella che è la grande storia nella quale siamo tutti immersi. È una sorta di preghiera quella di Boltanski intorno al tema della memoria. È una preghiera intima, particolare, personale, quasi segreta, se vogliamo. E quindi il tema della memoria si sposa in tutto il progetto che abbiamo fatto, e non è un caso che abbiamo voluto coinvolgere altri luoghi, a partire dal Museo di Ustica, dove l'elemento di spiritualità è molto forte, proprio perché questo tema era un tema che in qualche modo diventava liquido, fluido, si disperdeva e in qualche modo andava a occupare, a intaccare, a invadere ogni ambito tematico e concettuale. Di questo io vorrei parlarne con Christian Boltanski, ma ovviamente non dovete scusarmi, ma l'occasione di avere a fianco a me un rappresentante importante della Chiesa, un teologo,
non posso non innanzitutto rivolgermi a lui e non posso non approfittare di questa occasione che mi viene data di rivolgere alcuni temi, alcune domande che per me sono importanti rispetto alla relazione tra arte e spiritualità, arte e religione. Questi temi qui, in realtà, fino al secolo scorso erano temi superbi, no, inutili. Tutta la filosofia ha identificato l'arte attraverso la ricerca di bellezza come un processo di avvicinamento o di espressione dell'assoluto. Quindi tutta la filosofia romantica, non voglio richiamare Hegel, ma insomma, cioè, è chiaro che gli elementi fondamentali tra questo dato di ricerca verso l'assoluto e l'identità dell'arte come linguaggio per raggiungere questo assoluto era qualche cosa di molto forte, di molto intrinseco. Un legame durato millenni che si è improvvisamente spezzato con le avanguardie storiche. È un legame che si è in qualche modo spezzato nei primi anni del Novecento e che via via ha sempre più allontanato questi due elementi, anche in una fase stranamente per assurdo quasi contraddittoria, perché sarà proprio il Novecento che le avanguardie in particolare che abbandonano il tema del racconto, che rischia di diventare superficiale, per approfondire il tema dell'idea, del concetto, della riflessione. Quindi in qualche modo si avvicina all'idea che il verbo è la realtà, è lo spirito. E invece mentre l'arte segue questo percorso, che ovviamente viene per esempio indicato in modo anche molto palese, in modo teorico, da una ricerca teosofica come quella di Mondrian, ecco che invece la Chiesa si allontana sempre più, abbandonando via via il tema del rapporto con l'arte. E oggi, per esempio, non lo dico solo nell'arte figurativa, pensiamo alla musica. Io credo di poter dire che molte delle musiche che oggi si sentono nella Chiesa sono musiche modeste. Molte opere che si vedono in pittura contemporanea della Chiesa sono opere in qualche modo superficiali. Allora, cosa è successo? Perché nel momento in cui l'arte si sforzava attraverso nuovi linguaggi, attraverso nuove ricerche, attraverso nuovi momenti di riflessione, anche forzando la mano, perché si è creato questa piccola frattura che oggi molti teologi cercano di riunire? Abbiamo molti documenti in cui invece la Chiesa cerca di riappropriarsi in qualche modo del linguaggio artistico. Ma perché è successo questo elemento? E soprattutto la domanda che vorrei fare è rivolta anche al futuro: quali i meccanismi per riprendere questo cammino assieme? Quali le prospettive per riavvicinare il mondo del linguaggio contemporaneo al mondo e alle esigenze della Chiesa oggi? Dunque, grazie davvero dell'invito. Sì, no, grazie davvero dell'invito. Anzitutto una considerazione sempre sul museo, perché effettivamente la prima volta che andai rimasi molto colpito, tutti quanti noi, con delle emozioni credo diverse e uguali anche allo stesso tempo. Ci aiuta ad entrare in una realtà, ci aiuta forse ad entrare nella realtà. A me ha colpito per esempio il fatto che non ci fosse un nome. In una generazione come la nostra, in cui al contrario dobbiamo far vedere tutto, dove l'essenzialità sembra incomprensibile, le luci soltanto, l'essenzialità che ci viene proposta mi sembra invece al contrario molto eloquente, esattamente il contrario di una moltiplicazione di immagini che poi alla fine non riescono a comunicare. C'è un'essenzialità rispetto alle luci,
appunto effettivamente particolarmente interiore, prima che parlava di spiritualità. Ed era questa la, poi c'è queste, in effetti le lampadine si spengono, cioè si spengono e si riaccendono. È una, che questo anche mi aveva molto colpito, le lampadine che poi sono quelle persone, no? E questa è la seconda considerazione che volevo fare, per poi arrivare alla risposta alla domanda complicata, cioè perché il rapporto tra la fede e l'arte? È un rapporto poi alla fine tra la fede e l'umano. Il museo ci aiuta a vivere, ad entrare dentro, nel profondo, veramente dell'interiorità. Questo è, a mio parere, l'aspetto forse più importante del museo. E poi interiorità e spiritualità alla fine coincidono, questo non. Come anche c'è un aspetto tra fede e umano che è contiguo, e non è che la fede è, c'è una frattura, un rapporto ulteriore, come se non ha niente a che vedere con l'umano. Tanto nella fede c'è sempre una dimensione profondamente umana, che, per cui, non so, fede e dubbio vanno insieme, un po' sì, un po' no, ma anche un po' sì, per cui la fede è anche sempre qualcosa che se c'è piena di dubbi, allora non è fede, ma che nella fede c'è anche una dimensione di ricerca, in cui l'umano, anche con le sue contraddizioni, con le sue domande, con le incertezze, con la fatica a trovare le risposte, a misurarsi con un confine tanto più largo e allo stesso tempo a misurarsi con il proprio confine, che sono io, il mio corpo, la mia vita, quello che, in cui io sono immerso, queste due dimensioni, è chiaro che anche qualche volta dalle vertigini, diciamo così, qualche volta ci fa sentire così come di fronte a un orizzonte così di largo, ci fa sentire piccoli. Quindi c'è tra fede e umano, e l'arte è ciò che riesce a rappresentare l'umano con quel di più che è l'arte, non c'è dubbio. Nell'arte c'è sempre qualcosa che è profondissimamente umano. Vedete il museo, per esempio, c'è tutta la tragedia, per certi versi uno entra e ne rivive il dolore, ne sente, come dire, delle voci, penso chi l'ha vissuto, chi ci va, e ogni volta che uno ci va credo che lo rivive. E poi c'è una dimensione appunto ulteriore, ecco. Poi c'è la fede, non c'è dubbio, ma c'è sempre quel lato che è unito profondamente all'umano. E una fede senza l'umano è terribile, è improponibile, come una verità senza l'amore, insomma, qualcosa che qualche volta la Chiesa ci ha provato, bisogna dire che appunto ha fatto talmente tanti distillati di fede che poi a un certo punto sembravano appunto irraggiungibili, oppure uno poi, come quei bicchieri infrangibili quando ero piccolo, poi boom, cascavano, si rompevano tutti e non c'ho più niente, no? A volte lo facevamo anche per, come dire, per dare alla fede una dimensione particolare, come ha per certi versi, ma non la diamo interrompendo, creando una cesura con l'umano, ma anzi anche in quel rapporto stretto che poi è quindi anche il rapporto tra l'arte e la fede. Il problema della memoria, io credo che la fede ha bisogno delle immagini. Se qualcuno si ricorda appunto la iconoclastia, per cui a un certo punto è stato un periodo in cui le immagini diventavano pericolose, diventavano anzi contro una purezza di fede, doveva essere libera dalle immagini. Allora, che cosa è successo oggi? Se no dopo troppo lungo, pensiamo per esempio anche a noi. Noi abbiamo delle chiese moderne a Bologna con pochissime immagini, pochissime. C'è qualche cosa di, sono molto 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 pochi. Che cos'è successo? No, in realtà non è mai successo una frattura
tra l'arte e la fede. Paolo VI, per esempio, alla conclusione del Concilio Vaticano II, scrisse un messaggio agli artisti, quindi proprio a tutte le arti, quasi chiedendo: riprendiamo il nostro sodalizio, abbiamo bisogno di voi, perché voi ci aiutate, con la vostra capacità voi ci aiutate a contemplare i misteri dell'uomo e la grandezza dell'uomo. C'è ovviamente la grandezza dell'artista, qualcosa che supera l'artista stesso, che va oltre. Per chi crede, la bellezza ci aiuta a capire l'autore della bellezza. E che cosa è successo? In alcuni casi, per esempio, penso che tutti quanti voi vi ricordate le scritte, adesso non so se ci stanno, più case meno chiese, in cui c'era anche coro e clero, altre cose così, cioè, diciamo, però c'era soprattutto più case meno chiese, cioè in cui la bellezza sembrava quasi ricchezza, sinonimo di ricchezza, e quindi in una essenzialità che aveva ovviamente aveva un valore importante, perché ovviamente l'uso, diciamo, dei beni per l'uomo piuttosto che per appunto la bellezza, che veniva percepita come un sovrappiù. Per cui in genere tutte quante le chiese che abbiamo costruito negli anni del dopo concilio sono chiese che hanno per esempio sono più delle linee, quasi pochissime hanno sono state pensate anche con l'arredo, diciamo, decorativo, perché poi il centro deve essere assemblea, e soprattutto per questa preoccupazione che non dobbiamo perdere. Poi credo che la bellezza non è mai è una ricchezza che è un dono, cioè finisco su questo. Faccio un esempio: le immagini pensate alla Madonna di San Luca, che è una Madonna, diciamo, ricoperta d'oro, no? Ed era bella, la linza è bellissima, la copertura, tutto quanto, perché doveva manifestare qualcosa, doveva manifestare il valore, e anche doveva aiutare la contemplazione. Io credo che abbiamo tanto bisogno di questo. Per questo abbiamo bisogno certamente di riprendere, di farli crescere il rapporto tra l'arte e la fede, perché l'essenzialità che pure dobbiamo mantenere, che tanto ci ha aiutato a ritrovare quello che conta, a perdere tante superfetazioni, tante distorsioni, per cui alla fine pensavamo che bastava quella e non il contenuto, cioè bastava una bella chiesa e non una comunità, non una comunità reale, ma bastava un ambiente per definire chi eri, ma abbiamo anche tanto bisogno della bella chiesa, che aiuta anche a essere una bella comunità. Le due dimensioni, l'essenzialità e la ricchezza della bellezza, quindi più che la bellezza, credo che dobbiamo ritrovare quel connubio che permette anche questo stesso luogo che ha aiutato per tante generazioni a capire, a contemplare, a intuire, a porsi di fronte a quel grande mistero che è l'autore della bellezza. Io riprendo un concetto che mi è sembrato molto importante, quello che collegato al tema della fede ci sia sempre anche il tema del dubbio. Ricordo una dichiarazione, una piccola frase di Monsignor Martini, allora arcivescovo di Milano, che diceva: la fede è un dono, ma tutti i giorni bisogna guadagnarsela. È vero, cioè l'idea di fede e dubbio, e quindi di mistero, è uno dei possibili agganci che consentono oggi di
legare il mondo dell'arte contemporanea al mondo della Chiesa, della fede, della spiritualità in genere. E su questo credo che Christian abbia sviluppato un po' tutto il suo linguaggio. Il suo linguaggio è un linguaggio che si costruisce, che si sviluppa questi temi, sui temi sostanzialmente di una ricerca interiore, di un dubbio interiore che nasconde elementi particolari, che sono soprattutto l'elemento del mistero, perché non c'è dubbio che l'elemento che noi vediamo nell'arte di Christian è un elemento di spiritualità, ma declinato in particolar modo sul piano del mistero, sul piano del dubbio e non su quello dell'ideologia o della fede. E è questo forse uno degli elementi importanti, ed è talmente importante che non di rado lui lo interrompe dall'elemento ironico, cioè lo rimette da un elemento in cui in qualche modo crea una piccola frattura nel procedere, in modo tale da suscitare sempre curiosità e sempre attenzione. Io vorrei che un po' su questo Christian Boltanski ci raccontasse un po' lo sviluppo di questa sua dimensione. On a évoqué beaucoup de choses très différentes. Abbiamo évoqué tantissime cose molto differenti. Donc, pour prendre le début de Technia Mirrors, j'étais très content de voir ces images et de voir tout ce qui a été fait ici. J'en remercie tous ceux qui ont participé à ce projet. Tanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al progetto Technia Mirrors. Pour moi, ce projet est une petite parabole. Per me questo progetto è una piccola parabola. Et on pourrait dire que toute œuvre d'art est technia amiors. Si on voit la Joconde, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit technia amiors. E così potremmo dire che ogni opera d'arte equivale a technia amiors. Se pensiamo alla Gioconda, anche a lei potremmo chiedere. Appena guardiamo un'opera, ne prendiamo una parte per noi. Ma dall'altro côté, il y avait aussi un désir de légèreté, de don. Qu'est-ce que ça veut dire de donner quelque chose, de donner quelque chose de soi? Donc, c'est pour moi, ça s'est aussi été exposé à Milan, à Ankara, et maintenant ça va être exposé à la Villa Medici à Rome. Mais c'est plutôt pour moi comme une somme de... C'est pas la beauté des objets qui sont faits, mais c'est la parabole du don et la parabole que l'art est aussi quelque chose de généreux. Allora, quello che conta è la parabola e tutto il percorso di questo mio progetto, e quindi anche con leggerezza mi piace l'idea che vengano portate via delle parti di opere e ognuno se le porta con sé. Il progetto si è sviluppato alla Bicocca a Milano e adesso sarà a Villa Medici a Roma. E je voudrais que ce projet, chacun, comme vous l'avez fait, puisse le faire et le refaire, il ne m'appartient pas, et chacun l'interprète comme il veut l'interpréter. E la natura stessa di questo progetto è che non mi appartiene, ma tutti voi potete prenderlo e ripeterlo e riproporlo. Pour parler un peu de spiritualité, ce qui est un mot qui me gêne, je pense qu'il y a un lien entre tous les humains, c'est que tous les humains cherchent à comprendre. C'est... Allora, per parlare di spiritualità, che già è un termine che mi un po' indispone, è necessario precisare che riguarda ovviamente l'umanità. Il y a des portes fermées. Et chaque humain, que ce soit en Amazonie ou ici à Bologne, cherche la clé pour ouvrir ces portes et pour comprendre. Ci sono tante porte chiuse, ogni umano, dall'Amazzonia a qui, cerca di trovare la chiave giusta per aprirle. Peut-être que notre différence avec l'évêque qui est ici, c'est que pour moi, il n'y a pas de bonne clé. La differenza tra me e il vescovo che è qui presente è che per me non ci sono buone chiavi. Mais que être humain, c'est chercher la clé. Essere umano equivale a cercare la chiave.
être humain, avec ce qu'il fait, cherche à comprendre. Et naturellement, quand on est un artiste, être un artiste est une constante recherche pour essayer de comprendre. Mais à la fin, la seule chose qu'on peut avoir, c'est qu'une question amène une nouvelle question. Allora, ogni essere umano cerca di comprendere questo, ma gli artisti molto di più ne fanno il loro mestiere e però alla fine si aprono in una domanda. J'ai été très intéressé par plusieurs choses que l'évêque a dit. Il y a une chose que je voulais lui dire, c'est quand il parlait de Ustica. Je crois que dans mon cas, je suis un peu un enterreur. Allora, mi è piaciuto molto quello che ha detto il Vescovo a proposito del Museo per la Memoria di Ustica e voglio precisare che io mi sento un seppellitore. E che una delle grandi questioni che mi sono posée dans ma vita, senza aver trovato de risposta, c'è il fatto che je crois, come lui, all'unicità di chaque être, ma en même temps à sa disparition si rapide. Come lui io credo alla specificità di ogni essere, ma anche alla rapidità della sua disparizione. On se souvient de son grand-père, mais pas de son arrière-grand-père. Ci ricordiamo di nostro nonno, ma non del nostro bisnonno. Et tous ces gens prodigieux qui ont été avant nous, aujourd'hui ne sont plus rien, ils demeurent un peu dans nos souvenirs et quand nous-mêmes allons mourir, il ne restera plus rien. E tutte queste persone prodigiose che sono state la nostra famiglia piano piano spariscono, rimangono dentro di noi così. Vous savez, il y a très peu de questions dans le monde et dans l'art, et depuis le début des temps, c'est toujours les mêmes questions qui sont posées. Il y a la recherche de Dieu, pourquoi nous allons mourir, le sexe, la beauté de la nature. Il y a peut-être 6 ou 7 questions en tout, et ces questions sont posées et reposées par les philosophes, les théologiens et les artistes. Di fatto sono sempre le stesse domande che ci poniamo, intorno all'amore, al sesso, alla poesia, e i filosofi e religiosi si pongono, gli umani si pongono sempre le medesime questioni. Per parlare un po' delle chiese. Per parlare delle chiese. Je pense toujours que ce que j'essaie de faire quand je fais une exposition comme à Bologne, c'est un proche de ce qui peut se passer pour quelqu'un qui rentre dans une église et qui n'est pas croyant. Quand vous entrez dans une église, vous savez, souvent dans les pays du Sud, la porte est ouverte, vous entrez, et là il y a une odeur, il y a des lumières, il y a un homme qui fait des gestes, on entend parfois de la musique, et on ne comprend pas ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe quelque chose, et on va s'asseoir sur une chaise pendant 5 ou 10 minutes, et là ça va être un moment de réflexion pour nous-mêmes, et puis au bout de 10 minutes on va ressortir dans la ville, on va se dire où est-ce que je vais aller dîner, il y a des voitures, il y a parfois du soleil, et c'est autre chose. Mais je pense que nous avons besoin de ces lieux qui sont des lieux un peu de repos, un peu en dehors de la réalité. Quando realizzo una mostra cerco sempre di creare un luogo che assomigli a una chiesa. Avete in mente le chiese del sud con le porte aperte, quando si entra dentro ci si immerge immediatamente in un'atmosfera particolare, gli odori, le luci e si è, come dire, portati a sederci e rimanere 10 minuti in riflessione e poi uscire come se niente fosse e chiedersi dove andiamo a mangiare. Quest'année, par exemple, dans un jardin public, j'ai avec des amis architectes construit un petit pavillon. Les portes sont ouvertes et à l'intérieur il y a le vidéo des clochettes que vous avez peut-être vu à l'exposition ici. Et les gens vont manger le sandwich et un banc à l'intérieur de ce petit pavillon et à l'heure les gens apportent un sandwich et mangent le sandwich et puis ils regardent ça. Con degli amici architetti abbiamo realizzato un edificio dove ho installato le campanelle, come nella mostra che c'è stata a Bologna al Mambo, e tutto aperto, e gli ospiti, i visitatori potevano entrare, sedersi, mangiare un panino e riuscire tranquillamente. E je pense que ces lieux, comme ce qui était ou ce qui est les églises, ou comme sont parfois les musées, sont des lieux extrêmement importants et qui nous permettent de se poser à nous-mêmes des questions.
Le mostre come le chiese sono dei luoghi fondamentali perché ci permettono, ci consentono di porci delle domande. Allora, dernière chose, comme ça, il a parlé que c'était difficile aujourd'hui de décorer les églises. Ha detto che è difficile, scusate, il vescovo si è posto la domanda come decorare le chiese adesso. D'abord, ce n'est peut-être pas une question de décoration, peut-être que de laisser une église toute vide et de mettre une chaise au milieu, est-ce qu'il y a de plus appelant à la spiritualité? Mi chiedo se non è meglio a questo punto lasciare un'unica sedia dentro una chiesa e non è più vicino questo alla spiritualità ora, adesso. Moi je ce qui m'a le plus apporté, je ne suis pas croyant, mais ce qui m'a le plus apporté de la proximité de la religion chrétienne, c'était au Mexique. Parce qu'au Mexique, les églises baroques faites par les Espagnols sont couvertes d'or. Mais en fait, elles ont été faites par des Indiens. Et au centre de l'église, il y a toujours une image du Christ qui est vraiment la plus pauvre, le plus pauvre des hommes, toujours maigre, blessé. Et ce que je trouvais très très beau, c'est que, symboliquement, c'est que tout cet or n'était fait que pour glorifier le dernier des hommes. Et comme je savais que ces sculptures avaient été faites par des Indiens, qui étaient extrêmement malheureux et torturés, ils se reproduisaient dans l'image du Christ, et cette église n'était qu'une sorte de quelque chose pour les rendre, leur donner gloire. Allora, non sono credente, ma le chiese che ho in mente sono quelle messicane, quelle piccole, povere chiese messicane ricoperte di decorazioni, e in particolare le immagini di Cristo sono realizzate dagli indiani, ma queste immagini sono sistematicamente la riproduzione di uomini modesti, molto molto umani come noi. Donc il n'est pas forcé, enfin, je pense pas que c'est aujourd'hui obligatoire de prendre des scènes religieuses. Non è necessario adesso dipingere delle scene religiose. Mais peut-être que un rayon de lumière, une pierre peut apporter un calme e una spiritualità. Forse basta un raggio di luce, una pietra dentro una chiesa a portare la spiritualità e il karma. Il y a une chose qui moi m'intéresse beaucoup, c'est je vais très souvent au Japon et le plus grand église, le plus grand sanctuaire shintoïste qui a 600 ans est détruit tous les 20 ans et refait à l'identique. Allora, ora vado spesso, dopo di anni vado spesso in Giappone, e mi ha colpito moltissimo che una delle più antiche chiese shintoiste viene sistematicamente distrutta e ricostruita. Tous les 20 ans, ogni 20 anni. Il est reconstruit. Et là, ce qui me semble très intéressant, c'est que la prière est redite. E quello che mi interessa in questo caso è che la preghiera è ridetta. La transmission ne se fait pas par l'objet, comme un tableau ancien ou comme une église, mais il se fait par la connaissance qui permet de refaire cet objet. La trasmissione quindi non è data dall'oggetto in sé, ma dalla ricostruzione dell'oggetto. Et je pense qu'il y a deux manières de transmettre, une manière de transmettre par les objets, par la relique, et une manière de transmettre par la connaissance. C'è un modo di trasmettere attraverso le reliquie, così come c'è un modo per trasmettere attraverso la conoscenza. Dans mon œuvre aujourd'hui, 80% des œuvres que je fais sont détruites après. Attualmente il 90% delle mie opere sono distrutte una volta realizzate ed esposte. Mais il est possible de les rejouer, comme on peut rejouer un morceau musical ou une pièce de théâtre. Ma è possibile risuonarle come si può risuonare una pièce teatrale o un pezzo musicale. E donc là encore la transmission n'est pas par l'objet mais par la connaissance, comment le refaire. Et quand on refait le geste, on comprend mieux l'œuvre. On est là encore en recherche, puisqu'on refait quelque chose, on recherche à comprendre l'œuvre et pas seulement à la regarder.
E quindi la cosa che mi interessa è la comprensione dell'opera attraverso la sua ricostruzione più che attraverso la sua osservazione. Ce n'est pas le cas ici à Bologne, mais j'ai fait un seul autre monument au musée du judaïsme à Paris. Ho fatto un monumento nel museo del giudaismo a Parigi. Je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. 20 anni fa. Et là, ce que j'ai demandé, c'est que là, il s'agit des noms des gens qui habitaient dans une maison et qui sont écrits. Ci sono scritti i nomi delle persone che abitavano in questa casa. Ma ho voluto che fossero scritti sulla carta e non incisi nel marmo. E come se all'extérieur, tous les 5 ans, ça ennuie tout le monde me déteste, ils sont obligés de refaire complètement le monument. E pensate che tutti mi detestano perché ogni anno è necessario rifare interamente tutto il monumento. Mais pour moi, quand on fait un monument en marbre, quand on voit les monuments aux morts, on ne les voit plus, on ne lit plus les noms. Se penso ai monumenti ai morti di marmo, in realtà non li guardiamo più, non leggiamo più i nomi. E là, dans ce cas, on est obligé de relire les noms, on est obligé de rechercher, de les recoller, de voir qu'il en manque un, on doit s'occuper d'eux. E invece nel mio caso siamo costretti a riprendere i nomi, a ricostruire, a non dimenticare nessun nome, quindi a trattenere. E je pense che per me c'est une œuvre n'a pas forcément une valeur qui est une valeur d'objet. Elle est une recherche de la connaissance et chacun, une fois que l'œuvre est faite et qu'elle est détruite, on peut essayer de la recomprendre et de la refaire. Quindi di nuovo l'opera non vale in sé, ma vale per la possibilità di essere ricostruita, rifatta. L'exposition, par exemple, que j'ai faite ici à Bologne, ceux qui n'ont pas vu ne la verront jamais. Certaines des œuvres sont actuellement exposées à Shanghai, mais la configuration générale est forcément différente. La configurazione della mostra che ho fatto al Mambo l'anno scorso, per chi non l'ha vista, non la vedrà mai più. Sì, ho preso alcune parti, alcuni elementi che ho riposizionato in altre esposizioni, ma di fatto è stata unica questa esperienza di allestimento. Un peu comme des mises en scène différentes de la même du théâtre. Sono messe in scena differenti della stessa opera, esattamente come a teatro. Ah, bon, après ça, comme il y a pas mal de réunions ici, je voulais simplement leur dire quelque chose. La pire chose qu'on peut dire à un jeune artiste, c'est vous êtes professionnel. Donc surtout, ne devenez pas professionnel. Malheureusement, je suis si vieux que je suis assez professionnel. Mais vous faites attention de ne pas jamais devenir professionnel. Ne approfitto per parlare a tutti i giovani studenti che sono qui presenti. Voglio dire loro di non diventare mai professionali. È la peggio cosa che vi può succedere. Un artista deve essere un errante, un chercheur, un imbecille, ma soprattutto non professionale. L'artista deve essere errante, un ricercatore, un imbecille, ma soprattutto non professionale. E sapevo che sarebbe stato un lavoro arduo. In realtà Christian ha aperto un tema molto importante sul quale io vorrei tornare, che è quello del tempo. E quindi questo è un aspetto che secondo me è molto importante perché parla non solo del suo lavoro, ma parla del rapporto che l'arte ha con il tempo e quello che la società ha con il tempo, soprattutto in una società come quella attuale, in cui il tempo, la valutazione, la misurazione del tempo è in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Ma prima di affrontare questo, prima di fare questa domanda a Christian, vorrei che ovviamente il Museo Zuppi possa replicare un po' questo rapporto, questo parallelismo che a me invece sembra molto affascinante, di questo collegamento tra il museo come luogo simile, vicino, una sorta di chiesa laica.
In realtà quello che diceva Cristian era che la dimensione sacrale che si prova entrando nelle chiese, soprattutto nelle chiese spagnole, nelle chiese del sud, è un po' la stessa emozione che si prova nel momento in cui si entra in un museo, facendo un parallelismo di questo tipo. Quindi vorrei che magari il Museo Zuppi affrontasse questo prima di riprendere poi il tema con Boltanski sul tema. No, penso che è giusto, c'è un... Quello che unisce è il confronto con quell'opera d'arte, quel messaggio che contiene, quella bellezza che mi coinvolge, quell'umanità che io percepisco, poi di fronte opere d'arte si rivela anche la nostra, chiaramente, nel senso che poi possiamo avere anche delle reazioni anche molto diverse rispetto a qualche cosa. Questo è quel messaggio che quell'artista o quegli artisti ci propongono. In questo senso, se vogliamo, se c'è un rapporto, ed è quella contiguità, direi, fra dimensione interiore o spirituale, vanno bene il mio paese, vanno bene tutti e due, e l'arte, tra appunto la fede e l'umanità, tra, direi anche tra credente e non credente. Autorevoli teologi e uomini di chiesa hanno detto e ripetuto che dentro ogni credente c'è anche un non credente. Tommaso non è soltanto, non lo dico per cerchiobottismo, tutt'altro, penso che fa parte, direi, proprio anche dell'esperienza del credente, che è anche sempre per certi versi una lotta, non è mai qualcosa di definitivo, c'è sempre una dimensione appunto di ricerca, di fatica agonica, appunto quella parte di non credente che conserviamo tutti. Poi non è che se ho più dubbi, avere tanti dubbi tanto onore, diciamo così, secondo era già sbagliata quell'altra, figuriamoci questa. Però qualche volta pensiamo, no? Cioè, se io fuori con un sacco vuol dire che sono più intelligente, no, cioè, qualche volta i dubbi sono anche stupidi, ma c'è una dimensione di dubbio che fa parte anche, diciamo, della fede, non c'è dubbio, come c'è un non credente che vive sempre anche nel credente. Poi se il credente però non è credente, per tutto. Cioè, se poi il dubbio non trova la fede, per certi versi anche non la nutre. E noi non è detto che non capiamo tutto, la fede non è che vuol dire che abbiamo capito tutto, ma abbiamo trovato una risposta, ed è quella dimensione appunto interiore di fede che è anche un dono. Però insisto su quel lato che unisce con l'umano. Io stavo in una delle chiese più belle di Roma, insomma, vero, Santa Benedetta Stevere, e mi capitò una cosa molto curiosa di un non credente che la cui famiglia però volle fare il funerale in piazza Santa Maria. E perché? Perché la piazza è anche il mondo, il luogo dell'incontro, della vita, delle relazioni, ecco. Poi tutto al centro della piazza San Pietro Stile c'è una fontana, che anche proprio nel senso per Giovanni XXIII nell'immagine della chiesa, che è una fontana per tutti, soprattutto per il 17 ovviamente, è una dimensione larga, no? E volle perché? Perché per certi versi la chiesa è la piazza è proprio un quadrilatero, la chiesa è un lato di questa piazza, è chiusa. E in fondo diceva, fa parte della piazza. Io non è entrato in chiesa, non abbiamo fatto il frano in chiesa perché lui era non credente, non ha voluto, la famiglia stesso, io anche l'avevo detto, se voleva, dipendeva da lui, ma conoscendolo, ho detto, c'ha ragione, non avrebbe tirato fuori il pugno chiuso dalla divento, no, io sono, credo un'altra. Ma era così importante che in realtà in questa piazza c'è questo lato che unisce, diciamo appunto, tutti, alla fine ci siamo anche un po' tutti quanti, poi c'è
quella dimensione interiore che è la fede. Ma se non c'è il lato aperto sulla piazza, la fede diventa fastidiosa, addirittura del tutto lontana. Ecco, sulle chiese, tutte due cose, sulle chiese l'odore, le luci. Io per esempio, se potessi, brucierei tutte le candele elettriche, cioè proprio per me sono una bestemmia, cioè proprio una un'offesa a qualunque poesia e anche a qualunque, diciamo, spiritualità. Capisco che tutti i sacrestani hanno buttato quelle, diciamo così, di cera, perché chiaramente non, perché fa parte di quello che diceva giustamente il maestro, cioè fa parte anche di quel mistero, di quel di più, di accendere e schiacciare un bottone, insomma, la grossa poesia, insomma, indubbiamente. In cui c'è un luogo, noi diciamo un luogo di riposo, io lo credo molto, anche un luogo di silenzio, per esempio, di contemplazione, di una dimensione più larga, intima e larga allo stesso tempo. Io credo che in queste due dimensioni che si gioca tanto, no? Direi di riflessione, ecco, proprio di, e la riflessione è uscire da sé o forse anche entrare proprio nel profondo di sé. Questa è la bellezza, io credo, dell'interiorità e anche della ricerca del credente. Poi sulle immagini, l'ultima cosa era su questo, effettivamente molte volte, ecco, le chiese moderne facciamo più fatica, in alcune chiese moderne non ci sono immagini da contemplare, c'è un luogo, questo sì, molte volte anche la bellezza, in alcuni casi l'architettura che è decisamente prevalente sulle altre arti. Nelle chiese barocche a cui faceva riferimento ci stanno talmente tutto pieno, poi c'è quell'immagine di quel Cristo che rappresentava effettivamente tutti i poveri cristi, diciamo così, indiani, che, indigeni che le avevano costruite. No? Ecco, e il suo ricordo, questa era l'ultima cosa, perché anche noi qualche volta, in fondo pensiamo, uno vive finché qualcuno si ricorda di lui. Sostanzialmente questo era paganesimo, era così, io vivo finché qualcuno crede, si ricorda di me. È uno dei motivi per cui molti monumenti funebri romani stanno per la strada, se presenti i bassorilievi, i volti, eccetera, perché uno guardava, si sarebbe ricordato, e quindi il poveretto gli dava un po' di ricarica e diciamo sarebbe, avrebbe continuato a vivere. E effettivamente c'è nella memoria qualcosa che fa molto il tempo, non c'è dubbio. Io l'arte, per esempio, non vorrei essere mal interpretato, ma quando vado nei cimiteri perdo un sacco di tempo, per sia proprio così in un'altra dimensione, quello che sarebbe davvero l'altro mondo, uno ci si misura, e in molti casi anche della bellezza, a volte un po' così, che parla anche di quegli anni, parla anche delle sensibilità, no? Lacrimevole, a volte insomma tragica, cioè e c'è appunto qualcosa che, della memoria che viene offerta perché quel ricordo non si perda, diciamo così. E penso che l'arte ci aiuta tanto anche in questo, no? Qualcosa che, però poi a me sembra, e qui lo dico da credente, che quel mistero del ricordo si unisce così a colui che ricorda, che non è disperatamente perso alla fine, come appunto per i romani, perché poi uno altrimenti finisce del tutto, è un po' come le lampadine che si spengono e si riaccendono subito, in cui c'è la vita che riprende. Quel tragico, lei, il maestro diceva giustamente, la cosa impressionante della rapidità, no? La rapidità della sua dispersione, verissimo, credo che sì, l'avete sperimentato, e come invece il ricordo non fa sparire. Poi c'è la dimensione della fede, che è quella luce che viene conservata al di là del nostro buio. Ecco, la fede, l'arte ci aiuta, fa intuire questo, e poi c'è la fede, credo, che ci fa credere in qualcosa che va oltre.
Non, moi, ce que je pense que j'ai essayé de faire dans ma vie, c'est de poser des questions sous forme de petites histoires, mais qui ne sont pas faites avec des mots, mais avec des sensations, comme des sensations visuelles ou sonores. Et donc, c'est plutôt ce questionnement que chaque œuvre pose. J'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai fait plusieurs œuvres autour de l'idée, par exemple, du hasard, une chose qui me touche beaucoup parce que. C'est également une question religieuse. Si je me fais écraser en sortant d'ici, on pourra dire que je devais venir à Bologne aujourd'hui, faire cette conférence, bavarder 5 minutes après, et que c'était écrit, tout ça était écrit, que j'allais me faire écraser. Donc il y avait une sorte de construction du monde, de raison dans le monde. Si. Allora, di solito quando realizzo le mie opere le faccio proprio pensando di creare degli ambienti dove gli spettatori possono entrare e percepire un insieme di luci, situazioni, ombre e avere questa, come dire, coinvolgimento. E, se mi fossi fatto schiacciare arrivando a Bologna, si sarebbe detto che probabilmente c'era un disegno, c'era qualcosa di prescritto, predetto, c'era il fato, ma in realtà questo. Sì, on ne pense pas que le monde a un sens, c'est simplement parce que j'aurais pas regardé à gauche ou que j'ai la tête en l'air. Et donc, le problème entre le hasard et la destinée est un problème qui m'a longtemps obsédé parce qu'en fait c'est un problème pour moi religieux. Si on croit qu'il y a une destinée, on peut penser qu'il y a une sorte d'ordre. Allora, il problema, la relazione tra il caso e il destino è un argomento che mi ha sempre particolarmente appassionato e però io non credo al destino, nonostante questo non posso impedirmi di fare questo tipo di ricerca. C'est... Donc chaque œuvre que j'ai pu faire de ma vie pose des questions, mais l'avantage peut-être des formes artistiques sur les mots, c'est que les questions sont plus vagues, plus floues. Donc chacun les comprend comme il a besoin de les comprendre. Ogni mia opera è fatta a partire da determinate domande e gli spettatori, visitatori, fruitori hanno la possibilità di condividerle, ma naturalmente facendole proprie. Donc, comme on sait, c'est toujours celui qui regarde l'œuvre qui fait l'œuvre. È colui che guarda l'opera che fa l'opera. Donc, effectivement, je pense souvent que toute mon œuvre est un échec parce que. Mais je savais que cet échec était là dès le début. Allora, ogni mia opera è uno scacco, ma sapevo che lo scacco era lì sin dall'inizio. Parce que naturellement, on ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas arrêter l'oubli, on ne peut pas arrêter la mort. Naturalmente non si può fermare il tempo, il ricordo e la morte. Et donc, tous les essais que j'ai faits, par exemple, je ne sais pas, j'ai dans une île du Japon, je collectionne des battements de cœur, nous avons actuellement plus de 120 000 battements de cœur, comme vous le savez, mais ça n'empêche pas l'oubli. Allora, tutte le opere che ho fatto partono da questo presupposto. Per esempio, la raccolta infinita di cuori che ho fatto in quest'isola del Giappone, naturalmente è iscritta in questa ricerca, ma non può impedire la dimenticanza. Donc, tu sai, delle persone. Je crois que tout le monde, j'ai parlé de mon rêve, tout ce que je fais, des sortes de petites histoires qui sont comme des petites paraboles. Pose des questions sans donner de réponse. Tutte le cose che io faccio sono delle piccole parabole, delle piccole storie che pongono domande senza dare risposte. Pour finir, parce qu'il faut. Per finire. Je vais vous raconter une histoire qui se trouve à la fois dans la tradition hassidique et dans la tradition zen. Vi racconto adesso una piccola storia di tradizione zen e hassidique. Gli ebrei dell'Europa centrale. Et donc l'histoire, c'est un grand rabbin ou un grand sage, l'un ou l'autre, qui est en train de mourir et il y a plein de gens autour de lui. Un importante rabbino sta morendo e ci sono tante persone attorno a lui. Et puis il y a le plus jeune qui dit j'aimerais poser une question avant qu'il meure,
che il rabbin è très malade, je me pose une question avant qu'il meure, je voudrais savoir qu'est-ce que la vie. Allora, il più giovane si rivolge al rabbino molto malato e gli dice: vorrei porvi una domanda prima che lei muoia. E la domanda è: qu'est-ce que la vie? Che cos'è la vita? E il rabbin, il ouvre les yeux, il fait: mais la vie, c'est une fontaine. E il rabbino apre e spalanca gli occhi e gli dice: la vita è una fontana. E tutto il mondo fa: oh, merveilleux, merveilleux. E il più jeune, celui che ha posé la question, il dice: quoi, la vita è una fontana? E tutti dicono: meraviglioso, splendido. E il più giovane, proprio colui che aveva posto la domanda, dice: cosa, la vita è una fontana? E il vieux rabbin, e c'è il dernier mot, dice: quoi, la vita n'est pas une fontaine. E il rabbino, morendo, chiudendo gli occhi, dice: sì, la vita non è una fontana. Per tutto artista, il è in questa condizione, tutta la sua œuvre, alla dernière minute, non gli sembra totalmente dérisoire. Per gli artisti è la stessa cosa. Ogni opera all'ultimo momento può sembrare assolutamente derisoria. E il più jeune ha più ragione che lui che ha lavorato per 70 anni. E la ragione è dalla parte del più giovane, piuttosto che nel vecchio rabbino che ha lavorato più di 80 anni. Dunque la vita non è una fontana. Dunque la vita non è una fontana. Fare altro che veramente chiudere con questa chiusura offerta da Christian Boltanski questo momento che abbiamo voluto dedicare all'esperienza della quale veramente ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, no? Anime di luogo in luogo, che ha avuto da parte nostra l'emozione, l'intensità di poter essere parte, come diceva prima Christian Boltanski, parte di un progetto che necessariamente si deve rinnovare, si deve rigenerare nella condivisione, quindi ognuno di noi potrà un giorno dire: lo rifaccio, lo rimetto in gioco. Ecco, io credo che di questo siamo veramente contenti, lo dico a nome dell'Accademia e a nome di tutti coloro che oggi sono qua a condividere questo stato, come dire, straordinario dialogo sul rapporto tra arte, spiritualità, ritmo, memoria, condivisione, appunto il senso di quello che facciamo quotidianamente in questo luogo che è l'Accademia di Belle Arti. Mi piace ricordare una cosa che è un'occasione e non ci rendiamo conto perché ogni giorno noi viviamo questo luogo. La nostra Aula Magna è in realtà all'origine la chiesa del complesso dei Gesuiti, del complesso di Sant'Ignazio, che un anticlericale, un non credente e non religioso come Napoleone Bonaparte decise che doveva essere trasformato, in qualche modo dal suo punto di vista, rigenerato in un luogo che non fosse più religioso. Beh, ringraziamo anche che in questa rigenerazione, che è stata ovviamente attuata all'inizio dell'Ottocento, ha deciso di non trasformarlo in una polveriera, ma in un luogo in cui si riflettesse e si producesse l'arte. Quindi siamo veramente contenti di come si possono rigenerare i luoghi e noi dal nostro punto di vista ci impegniamo ad essere sempre, come dire, attori di questa rigenerazione, ma ovviamente chiederemo sempre la collaborazione di artisti come Christian Boltanski, che ci ricordano, e su questo veramente è un grazie sentito, che senza i giovani artisti che qui muovono i primi passi, sperimentano, non abbiamo la possibilità che il rabbino, il saggio, possa chiudere gli occhi in santa pace e lasciare il proprio messaggio al mondo. Quindi grazie ancora a Christian Boltanski e a tutti gli ospiti di oggi.